Continua a crescere il numero dei sanitari sospesi dal lavoro perché non si vogliono vaccinare. Nelle strutture pubbliche oggi sono 488, quasi un centinaio più di un mese fa, quando non arrivavano a 400. I medici veri e propri allontanati dal luogo dove prestavano servizio sono 36 in tutte le strutture pubbliche della Lombardia, mentre 283 sono gli infermieri e i restanti sono tecnici di laboratorio, fisioterapisti e altre professioni sanitarie tecniche di vigilanza. A Milano risulta il policlinico con 39 accertamenti avviati, 15 sospesi e 15 riammessi dopo il ravvedimento, altri procedimenti in corso. Se questa legge già da maggio che è attiva, dove c'è l'obbligo vaccinale per i sanitari, eccetera, perché ad oggi troviamo ancora persone che non si sono vaccinate? Cioè, già a maggio non era chiaro il quadro delle persone che non si erano vaccinate? Perché le verifiche si stanno facendo strada per strada, cioè, perché poi non è stato semplice, perché il Green Pass è da poco che c'è, quindi anche l'anagrafe vaccinale, teniamo presenti i numeri, quindi anche un'organizzazione telematica, diciamo così, informatica, per avere tutti i dati, credo che abbia richiesto un certo periodo di tempo, quindi mano a mano vengono fuori sempre di più perché si affina il sistema informatico di ricognizione. E poi secondo me si è cercato di tergiversare un pochino anche per le gravi carenze di personale che ci sono in tutta Italia, questo perché non è solo in Lombardia, ormai tutti siamo registrati, il sistema anagrafico vaccinale nazionale è abbastanza messo a punto e quindi vengono fuori le varie difformità. Io so di anche alcuni infermieri, alcuni medici che hanno preferito dare le dimissioni piuttosto che vaccinarsi. Sì. Sono scelte. La CIS Medici invita alla vaccinazione, è una posizione nazionale, così come anche la CISL confederale. Invita alla vaccinazione anche perché comunque al momento attuale è l'unica arma che abbiamo, anche se si stanno studiando altre vie. Noi siamo stati le prime cavie, se avesse tutti questi effetti collaterali non ci sarebbe più nessuno a curare la gente, no?